C'è chi vince in scioltezza, segnando 3 reti nei primi 20 minuti e chi invece lo fa lottando e sudando le proverbiali 7 camicie. Alla fine però il risultato è che Correggese e Lucchese continuano nel loro straordinario braccio di ferro a suon di reti e di vittorie. I rossoneri, seguiti da circa 400 tifosi, calorosi come non mai, hanno scaldato il Romanelli di Borgo San Lorenzo, dove più che primavera sembrava autunno inoltrato. Al resto ci ha pensato il genio di Nazareno Tarantino, che forse quel pallone maligno non voleva indirizzarlo proprio lì, ma che alla fine è finito proprio lì, sorprendendo il portiere Cardelli. In realtà l'episodio che ha sbloccato e deciso la partita ha permesso poi alla squadra di Pagliuca di controllare il match, anche se qualche rischio Casapiero e compagni lo hanno pur corso. Importante anche il contributo di squadra, nel vero senso della parola, dato da elementi come Calcagni, De Luca e Rajcevic, una volta chiamati in campo dalla panchina. Insomma, la lotta serata al vertice continua e giovedì si torna in campo, Lucchese a Massa e Correggese in casa contro il Mezzolara. Domenica positiva anche per il Viareggio in prima divisione, i bianconeri, che ormai cercano di darsi una motivazione plausibile per chiudere nel migliore dei modi il campionato, hanno pareggiato 0-0 in casa al cospetto del Grosseto, che forse ha perduto le ultime possibilità di accedere ai play-off. Gara combattuta ma non bellissima, il Viareggio ci ha provato ma ha trovato una difesa maremmana perlomeno solida, anzi sono stati gli ospiti ad andare più vicini al gol. Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, le zebre non sono riuscite a fare loro il match. Ora il campionato va alla sosta pasquale, si tornerà in campo il 27 aprile coi bianconeri di Lucarelli, di scena a Benevento.